Legge sulla montagna. Attività delle commissioni. Riunione del CAL. 7 giorni in consiglio. Nella seduta dell'11 marzo il Consiglio regionale ha ricordato il consigliere della quarta legislatura Michele Olivetti, scomparso a Buriasco il 14 gennaio scorso all'età di 81 anni. L'Assemblea ha poi approvato a larga maggioranza la legge sulla montagna. In primo piano. Nella seduta dell'11 marzo il Consiglio regionale ha approvato la legge sulla montagna che interessa 532 comuni piemontesi su 1206 e circa 800.000 abitanti. Con la nuova norma i comuni montani che hanno territori contigui, aggregandosi tra loro, costituiranno le unioni montane per esercitare alcune funzioni tipiche previste dalla legge, dalla tutela del territorio ai servizi scolastici. I capigruppo hanno esaminato i due decreti che indicano e regolano le elezioni regionali emanate dal Presidente della Giunta in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte del 6 marzo 2014. La consultazione per eleggere il nuovo governo piemontese avverrà il prossimo 25 maggio. In base alla riduzione a 50 del numero di consiglieri, i seggi vengono così distribuiti: 40 alle circoscrizioni provinciali, 21 a Torino, 5 a Cuneo, 4 ad Alessandria, 3 a Novara, 2 ciascuna a Asti, Biella e Vercelli, 1 al Verbano Cuseossola e i restanti 10 verranno attribuiti con il sistema maggioritario. La quinta commissione ambiente ha deliberato a maggioranza parere favorevole alla modifica dei confini del parco fluviale del Po nel territorio del comune di Saluggia, Vercelli. La Commissione Cultura ha confermato i criteri per i contributi alle associazioni relativi agli indirizzi e ai criteri di valutazione delle istanze per l'assegnazione dei fondi. In breve. Nuovo appuntamento per il ciclo di conferenze promosse in occasione della mostra prima del 3D Piccole carte a sorpresa e libri animati XIX-XX secolo, visibile fino all'11 aprile alla Biblioteca della Regione. Ospite della serata è il direttore del Museo Nazionale della Montagna, Aldo Audisio, che ha parlato sul tema collezionisti di montagne, dalle carte da collezione ai giochi da tavolo.